La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Prossima missione. Bertrand ruba la scena. Per amor della sincerità, vi dico che ho fatto delle missioni secondarie, ovviamente, giusto per portarmi avanti e prendere qualche punto extra. Qui c'era una missione primaria, una missione di storia che si chiamava l'evoluzione. Per sbaglio l'ho fatta pensando fosse una missione secondaria. Non vi siete persi nulla, insomma, ci ha fatto vedere che Cole può apprendere anche altri poteri, come diceva già l'altra volta. Abbiamo sbloccato la setta Atenaglia, che non è male come potere, solo che diciamo che non è molto precisa, perché sì, fa tre colpi che puntano sempre al centro, ma non è granché. Piuttosto ho sbloccato la setta Magnum. Questa è un singolo colpo molto più potente che va almeno dritto. Oh, e infatti, guarda caso. Vattene da Newmare! Sì, sì, sì. Discorsi razzisti perché siamo cliché. Vieni qua. Ecco fatto. Ti sta bene. Ah, ma ancora vivo sei tu? Dove sei? Ah, ma siete lì, ciao. Ecco fatto, infatti come vi dicevo, questa qua Magnum, due colpi in teoria, un nemico lo tira giù di questi qua, normali intendo. Se lo becchi male, tre. Però sono comunque tre colpi belli potenti alla fine. Ecco te, sparategli e poi muoiono con un colpo. Voi ovviamente vi catturo perché fa karma positivo. Altri poteri non penso di aver sbloccato nulla. Abbiamo la setta d'artiglieria, che alla fine è una setta che va solo molto più lontano. Che per carità, sì, però l'esplosione detonata, che alla fine è questo, solo che poi dopo un po' esplode, che non è male per carità. Però l'esplosione di gravità, ci servono ancora che cosa? Ah, il livello 2 di potere, giusto? La granata appiccicosa, che per carità in realtà è buona come cosa, ma penso che per il momento terrò ancora questo. Il triangolo non ce l'abbiamo, questo per il momento non abbiamo altri poteri, questo non ce l'abbiamo, la mischia ho preso il colpo di grazia, quindi non è che abbiamo preso chissà cosa. I punti vita come si aumentano? 10 missioni secondarie, ok. E poi queste qua del karma. Sai qual è il mio grande pentimento purtroppo di questo gioco? Non averlo platinato. Non ne avrò più l'occasione, perché tre dei trofei del gioco è fare 25 missioni della community. E ovviamente, come vi ho detto già l'altra volta, il PlayStation Network di questo gioco ormai è andato. Anche solo cercare di accedere ti fa crashare il gioco. Dai però Cole, c'è una cazzo di palizzata di legno, non è acciaio e cemento. Dai, non riusciva a passare da qua il colpo. E purtroppo avrei potuto farlo al tempo in realtà, eh. Avrei benissimo potuto farle le missioni della community, ma non ho, diciamo, mai avuto voglia, perché molte delle missioni erano veramente una merda. Me ne ricordo una che era tipo semplicemente passa da qui, uccidi un tizio e vai. Cioè, per carità, le facevano per far fare probabilmente anche i trofei. Ok, sì, però ce n'erano forse qualcuna bella, ma ormai. Eccolo lì, piccione. Preso. Ma che vi spaventate, ho colpito un piccione. Perfetto, dopo aver girato tutta la zona in cerca di frammenti, ora possiamo iniziare la missione. La missione è Bertrand ruba la scena. Zeke, sono in posizione per la manifestazione, ma resterò defilato finché Bertrand non sale sul palco. Ci vediamo dentro. Basso profilo. Ricevuto. Basso profilo. Madonna mia. Cari amici, quella di stanotte, la peggiore minaccia che questa onesta città abbia mai conosciuto. Il diavolo!
Guarda lì un frammento. Negrat. Sapete cosa fa? È qui! A New Mare. Lo so. Ehi, vai Bertrand. Che mi sono perso? In pratica Bertrand sta dicendo a tutti che sei il diavolo. Oh, bene. Mi chiedo se in Karma Negativo non me lo ricordo. Diceva, c'ha ragione, tipo. Questa città, quando la storia li ha infine chiamati a ergersi contro il nemico, sono forse fuggiti? No! Hanno lottato! Fino all'ultimo. Andiamo, ce ne troviamo una soluzione. Wow. Ehi, non possiamo tirarci indietro. Oppure ucciderà Wolf. Non devi restare qui. Amico, non vado da nessuna parte. I miei uomini, esatto. Questi giovani straordinari, sono i guardiani della città e sono ciò che vi protegge da quei mostri, quegli abomini. E Dio mio è testimone, cattureremo ognuno di loro e li distruggeremo tutti. E vai lassù, e guarda caso eccolo lì uno. Sapete cosa fare? Uccidetelo e levati di mezzo. Ecco che arriva il demone. Ed ecco anche perché in Infamous 2 il melee è molto più pratico, perché queste creature qua sono veloci, è difficile colpirle solamente con i colpi elettrici. E in più ci sono i colpi di grazia, cioè parliamone. Aia. Ecco qua. Ho bisogno di un po' di elettricità. Dove sei? Aia. Via da lì prima che esplode. Ecco qua. Bertrand si dirige verso la limousine, ma puoi ancora prenderlo. Ci penso io. Sarà per un'altra volta, Negrat. Non posso stargli dietro a piedi. Devo arrivare un po' più in alto. Esatto. Meno male che questa città è piena di cavi metallici. No, però Cole, non devi perdere il ritmo. Non devi perdere il ritmo perché sennò... Merda! Sto perdendo. No, non lo perdi, tranquillo. Stiamo solo... Ah sì, mi sa che lo perdiamo. È andato dall'altra parte. Niente. Pensavo che tagliasse a destra, invece è andato a sinistra. Stupido. Sfrutta i cavi, grazie gioco. Lo sto perdendo. No. Non lo perdi. Colpa mia, pensavo andasse a sinistra, invece è andato a destra. È il contrario. No! Pensavo di esserci arrivato! Lo sto perdendo! No, non lo perdi, vai tranquillo. È colpa mia che... Forza, ragazzi! Ti ho fatto perdere il ritmo di nuovo. Vai! Ecco qua. Facciamo due chiacchiere io e te. Io non ho nulla da dirti. Mostro. Mostro. Basta cazzate. Tu mi porterai da Wolf. Ora.
Aspetta, aspetta. Se fossi in te, mi preoccuperei più per me stesso. Il rumore è stato bellissimo. Come se fosse una mazzata da baseball. Allora, qui ovviamente è meglio se facciamo un piccolo acquisto. Io punterei quasi a questo per non spendere troppo. Vediamo se con gli elicotteri funziona. Cambierei dalla saetta Magnum a quella tenaglia, visto che l'elicottero è grosso. Perlomeno. Ma prendiamo un altro frammento. Questa è la tua città, amico. Dai. Scendi. No. Vediamo, eh. Beh, funziona anche con gli elicotteri questa. Quindi direi che è stato un acquisto intelligente. Mi serve un pelo di energia, esatto. Vieni qua, forza. Forza bello! Credo esatto che l'abbiamo preso ormai. Sai cosa? La saetta tenaglia fa veramente cagare. Ecco fatto. Addio all'elicottero. Ma quanta vita c'hai ancora? No, fammi capire, scusami. Pure cecchino. Oh, mamma mia. Sì, dai, colpiscimi ancora in testa. Ce l'ha, lui ce l'ha sul personale per il fatto che l'ha colpito in testa, non perché gli stavano sparando.